che ci vengono là. Direi che devo fare che bello punto che avevamo fatto ieri sera. Gesù mio, io non ho visto tanti dei pubblici ignoranti, ma come questo? È proprio vero, io ci scambio e liberi al signore. Facevo i spiritosi. Ah no, quelli facevano le vernacchie. L'hanno fatta una, a me che faceva impressione. E chissà, ascoltami. Fosse stato un locale popolare, vabbè, uno fa finta che non se l'accorge, ma un locale così signorile. Ecco, stavolta ci faccio la croce. Io da sti paesi non ci vorrei più venire mai. La vernacchia l'ho fatta io, ma le corna ce l'hai tu. Oh, guardate uno smusone che mi ha fatto scappare il sangue dal naso, guarda qua, guardate. Mamma. Voglio proprio vedere stasera come mi presento al pubblico. Ah, poi mi ha detto, digli alla prima attrice che tanto stasera, gliene faccio un'altra. Sta attento tu. Ma vero. Io stasera non recito, eh. No, è sbagliato. Il pubblico. Fanno figli. Fanno vernacchia. Voi ringraziate sempre. Ma come? Quello è Emilia Cazzotti e ce lo ringrazio pure? Ma siete diventati tutti matti, Monti, pure siete compagni! Levate subito la roba e questo è un albergo, non è una fattoria, capito? Ma allora, e quando la peluca dove tu vanno? Di dove tu vanno? Chi è stato qua? Pare che la cameriera abbia ragione, Però la roba di pure non fa sparare la mia. Certo, pure la corda ci hanno messo. Guarda, Maria. Certo, basta. Le sono in gamba, su. Vi devo parlare. Io invece venivo qua a fare il teatro perché conoscevo Vincenzo, conoscevo l'impresario del teatro e volevo aiutarvi. Ma santo il Dio! E voi avete messo l'albergo sotto sopra? Addirittura sta venendo il bucato qui fuori. Il bucato? Come se fossero coperte, lenzuoli, asciugamani. Quella è tutta roba intima delle signore, tutta roba camicette, volantine, reggiseni, tutta roba. Questa è un'altra esagerazione della cameriera. Già da ieri sera, quando siamo arrivati, avevamo sentito che stava a parlare col cameriere e diceva, ecco, sono arrivati morti di fame. Il zing, la chiama il zing. È sempre una cameriera, devi aspettare. Don Gennaro, vi prego, non mi toccate la cameriera, È così brava. A proposito. Ieri sera è stato un disastro. A proposito, ieri sera, a teatro è stato un disastro. Il pubblico è rimasto scontentissimo e deluso, direi. Direi che è rimasto proprio deluso. E questa è proprio la parola giusta, deluso. Freddino. Sì, ma questo non è un pubblico questo è un... È un pubblico balneare. Sì. Infatti ieri sera quando stavamo a Via De Cera c'è stata tutta gente che venne a Via al Fresco, capito? Venne a Via al Fresco e intanto mangiava caramelle, gelati, poi intanto si affaccia qui al teatro e fa, ma perché ancora stanno a recitare? Però, lo devo dire, un pubblico fine, elegante, sul palco non ci hanno tirato niente. No, non è proprio così. A
avete portato certa gente? La prima attrice addirittura è incinta. È incinta, sì. Sì, è un pochettino incinta. È fatto, non ieri abbiamo viaggiato tutto, ieri abbiamo fatto un viaggio lungo su quel treno, la terza classe, il pallone della terza classe, stavamo stretti, e poi inizio, svenimenti, nausea, di un po'. Ma oggi siamo riposati, ci cioè, siamo riposati e stasera col busto vedrete, un dino da verso. Facciamo questo, che sono sbagliato. Ma scusate, vabbè, devo lasciare, non la fa spesa. Un momento. A proposito di spesa, il proprietario si è lamentato con me. Dice che ieri sera avete cucinato in camera. Figuratevi che vicino alla camera vostra c'è la camera di una straniera che soffre di asma, tra l'altro, e si è sentita male, è svenuta e non si è ripresa più. Vabbè, ma questa l'avete detto pure voi, questa è qua soffre d'asma. Quella si sente male pure se gli fumi una sigaretta da camera vicino. E questa è una cacciazione. Sentite, vabbè, mettiamoci d'accordo, ma guarda per sé. Noi con quello che guadagniamo non potremo andare al ristorante. Siamo tanti e non potremo spendere i soldi due volte al giorno. Però per questo non vi preoccupate, che siamo attrezzatissimi. Io c'ho una fuata. Come, prego? Sì, è una fuata, è un barattolo di... Capisco, un francesismo. No. È proprio una fuata di quelle napoletane. Capito? Sono barattoli di latta che ci usano per mettere dentro la conserva, sta roba. Me ne dà un amico mio che fa salumiere. Capito? Io lo porto dallo stagnaro che poi me lo aggiusta al fornello. Capisco. Sì. Un fornello portatile, quindi. Sì, è comodissimo e poi non è pericoloso. Perché non è come i fornelli a petrolio o a benzina, senza contare poi che quando andiamo in giro ci mettiamo dentro di tutto, i coglioni, tutta sta roba così, è comodissimo, ma siamo attrezzati, c'hanno tutto, c'hanno piatti, forchette, bicchieri, tutto. Cazzeroni, dei camini, la padella, la grattacaccia, tutto. C'abbiamo perfino il callaro che fa maccheroni. Ho capito, però stateci un pochettino attenti. Usate qualche accorgimento, tutto qua. Sì, non vi preoccupate. No. Anzi, lo sai che famo? Oggi andiamo a cucina, alla stanza sua. Che è quella camera che dà in fondo al corridoio dell'albergo. Così apriamo la finestra, l'odorio hanno verso il mare e nessuno sentirà niente. Vedrete? State tranquillo, con permesso. Buonasera. Dopo la rappresentazione vorrei invitarvi tutti a cena, se siete liberi. Dopo lo spettacolo facciamo. Vabbè, prima, dopo, non c'è lo vengono anche le signore? Certamente, tutta la compagnia. Vabbè, e dove ci vediamo? Facciamo così, venga a prendervi io a teatro. Vabbè. Voi comunque siete sempre in mezzo a amici, insieme alle belle donne, quando si ve ne scordate, famo così, organizzo io, Benissimo. Tu devi davanti all'ingresso del teatro, capito? Vedi se passa da lì. Tu devi mettere sulla via principale, stanno tutti qui. Io mi metto sulla piazza e così chi lo vede per prima lo chiama, almeno partiamo tutti quanti insieme. Va bene? Con permesso, grazie in anticipo, dona Bella. Mi raccomando, sì. Lo spettacolo di stasera. Dona Bella, non ci offendete, no. Ieri sera è andato così perché non conoscevamo i gusti del pubblico. È un pubblico esigente questo, Sì, è un pubblico esigente questo. Ma stasera vedrete, stasera abbiamo un lavoro importante. È la mala notte, libero poi. Ah, a proposito, venite qui a fare le prove, si può fare? E come no, e qui non vi disturberà nessuno. A quest'ora poi stanno tutti al mare. Benissimo. Allora quando rianimo da fare la spesa, ci mettiamo da qui, faremo le prove, un bagno d'ore e vedrete, stasera lo spettacolo filerà via liscio come l'olio. Non vi preoccupate, vabbè. Di nuovo, arrivederci. Arrivederci. Ma bene, brava, che bella sorpresa!
Ma se sono tutti in spiaggia? Sì, ma questo non è proprio il momento adatto. Se tu sapessi... Che c'è? Parla. Non so, ti vedo strana. C'è qualche novità? Una novità che aspettavi, ma non è possibile. No, no, caro. È proprio così. Che gioia, cara bici. Ma che fai? Sono pazzo. Pazzo di gioia! Ma che fa piacere! Moltissimo! E tua madre sa niente? Sei matto? Beh, non ti preoccupare. Io sono un galantuomo e non mancherò il mio dovere. Però da lei le spiegherò come stanno le cose e chiederò alla tua madre. Non è possibile! Ma perché, cara? Tu, fra qualche mese, sarai madre! Beh, ce ne sono tante di mamme! Posso esserci anch'io, no? Ma sentite che ingenuità! Ma insomma, tu pensi che dopo tutto quello che abbiamo fatto io ti lascio con una creatura mia? No, ti sbagli! Sono troppo galantuomo! Io non ti permetto di dire tutto a mia madre! Ma vuoi farla morire di dolore? Mio fratello poi sarebbe capace di uccidermi! Ah, perché è un fratello? Certo, perché non te l'avevo detto? Ma scusa, abbiamo sbagliato, è vero, ma la tua famiglia deve essere ragionevole. Io ti voglio sposare. Dio mio, quanto sei esagerato. Ma quale sbaglio? E in fin dei conti, che cosa abbiamo fatto? Ma scusa, più di quello che abbiamo fatto, che cosa potevamo fare? Caro, ma tu la prendi troppo sul serio. Io voglio riparare al mio sbaglio. Ma tu che c'entri? Io sapevo quello che facevo, no? Mi sei piaciuto, ci siamo voluti bene e non c'è niente da rimpiangere. Ma che cosa vai cercando tu? Ma insomma, ma queste sono cose da pazzi, eh. Io ti capisco perché sei troppo ingenua, ma lo vuoi capire che prima o poi tua madre dovrà accorgersene? Ma come ho pensato io, non se ne accorgerà. Ma allora hai pensato qualcosa? Dunque, ascolta. Io ho una zia. Zia Margherita è la madre di mamma. Ma allora è la nonna. E perché? Perché se è la madre di tua madre, è tua nonna. Ah, beh già, ma io volevo dire la sorella di mamma. Ah beh, ecco. Allora è la zia. Ecco, zia Margherita sa tutto. E chi gliel'ha detto? Io. Ah, ma è così brava, credimi. La bontà in persona. Io le ho detto tutto con una bella lettera e lei mi ha risposto consigliandomi così. Io tra qualche tempo dirò ai miei che ho voglia di andare qualche mese da zia Maria. Da zia Maria? Ma come prima hai detto zia Margherita? Ah, beh già. Beh, ma zia Maria è un'altra zia, severissima, eh? Però io ho deciso di andare da zia Margherita. L'ho deciso dopo aver parlato col dottore. Ah, perché hai parlato pure col dottore? Beh, certo, scusa, ho voluto la conferma, no? Poi l'ha scritta zia Marianna. Non zia Maria, prima ha detto zia Margherita. Già, ma zia Marianna è un'altra zia. Dice, ma quante zie c'hai? Tre, caro, tre zie. Dice, ma è sicura tutta verità quella che mi stai raccontando? Come sarebbe? Che ne so io se tutta questa gente esiste veramente. Zia Maria, zia Margherita, zia Marianna. Allora, secondo te, io sarei una bugiarda? Grazie, sai? Grazie tante! Ma scusa, ci conosciamo da tre mesi e non so nemmeno chi sei. Fra poco sarò padre e non conosco la madre di mio figlio. Non so il tuo cognome, il tuo indirizzo, che fai, tua madre, tuo padre. Almeno dimmi dove abiti. Ma perché? Ma per poterti cercare. Non mi devi cercare. Sì, ma dove abiti? No, te lo dico, quello che ho fatto. Tu non dovevi sapere né chi sono né dove abito. Ma io ti amo. E se tu non ti fai più vedere, dove ti vengo a cercare?
Ma no, amore, io non ti lascerò mai. Veramente? E dove abito? Uffa! Ma sei terribile, sai? Ma perché non lo posso sapere? Smettila, lo saprai quando sarà il momento. E va bene. Senti, io me ne vado perché è tardi. Altrimenti mia madre, non trovandomi a casa, potrebbe anche morire di dolore. Addirittura, mo muore in 4 e 4 8. Bello lui, eh? Povera mamma, lei è malata di cuore. Beh, senti, caro, ci vediamo dopo domani, eh? La nostra solita giornata. Mi vuoi bene? Tanto. Vince, tu non mi lascerai mai qui. Ma no, no. Ma dove abiti? Non ho detto, visto quella signorina che uscita adesso? Seguila, scopri dove abita, poi me lo fai sapere. Vado subito. Grazie. Vince, Vince, dove vai? La taglia c'è Don Alberto. Oh, dovremmo fare buone le prove, eh. Vabbè. Mamma mia, sì, che caldo che fa da sto paese. E le mosche? Le sentite le mosche? La quantità e la qualità. Sono piccole, piccole ma ignoranti. C'è stata una che mi ha accompagnato da qui dall'albergo fino al mercato. E dal mercato fino a qui. Ma è ora, non mi se ne andava. Mi rigirava dal naso, l'occhio, l'orecchio. Più lo lasciavo via, più mi rigirava. Ma io dico, vedi che non si desiderata, eh? Ma lasciami in bacio. E che mosche che ho. Viola! Arriva, arriva un po' di altra roba. Oh. Ambello. Ma vedi? Prima mi sei squagliato tutto. Non strumo dentro la saccoccia. Ma che avete combinato? Avete rovinato anche la giacchetta? Non mi avvii sia un problema, no? Ora vediamo un po' se si può fare. Con la benzina, eh? Con la benzina. Non se leva, non se leva. Non se leva? Non se leva. Allora, un po' d'acqua saponata, vediamo un po' se... Beh, tu non se leva, non se leva. Con l'ammonia, eh? Una bella spezzolata con acqua ammoniaca, vedrai. Sì, che non risolvi niente, Gennaro, non se ne, non se ne, ci rimane la luce, non se ne, tagliamo da qui, e da qua dietro, tagliamo. Madonna mia, si quando si catastrofio. Vedi che uno gli è successo la disgrazia e Dio, guardiamo, vediamo un po' come si può fare, un zero. Viola! Vieni a mappia la roba! Oh, mi raccomando, non vuoi muovere, no, a vedere, tu si cresce, meglio non di niente. Avevo fatto una spesa. Che avete comprato? Ah, bucatini. Li famo oggi a pranzo. Col pomodoro. Ah, per te ho preso una fettina. Per noi abbiamo comprato un po' di insalata. Ah, a proposito, stasera siamo invitati a cena. Ma amore, tu l'avrei presa, però, no? Sì, sì, l'abbiamo presa, abbiamo preso due buone, dolci, dolci. Non l'avevi portato, speravo, no? L'abbiamo preso, lui è d'accordo. Ah,
Però a proposito del carbone, quando cucinate, mi raccomando, non fate fumo. E qui già si sono lamentati, sennò ci cacciano gli altri. E il padrone già si è lamentato. Sì. Quando accendete il fornello per cucinare, cercate di chiudere tutto quanto, le porte, le finestre, sigillate sotto. Se no, almeno così. E così muori con schiattate. Mamma mia, quando siete difficili, come respirate? Quando dovete respirare, aprite la finestra e poi la richiudete. Quella è macchiata. Fammi vedere. Ma guardate. Guardate voi, se è possibile. Te sei cambiato stamattina e sei più sotto di prima. Ma quando te spari, Quando te spari, quando? Andiamo. Uno si spara per bere la macchia, ma non c'è proporzione. Manco se fosse colpa mia. E chi? E chi ci ha messo tutto nella saccoccia? Ma perché esiste un modo, un sistema per portare lo strutto adesso? E poi io sono distratto. L'artista è sempre. Se capisci? Tanto c'è sta scema vicino che gli fa tutto, no? Lava, stira, pulisce. Oh, sembra che fa tutto questo. E invece ecco. Mo' mi devo andare a far pranzo e poi tocca fare le prove per stasera e poi metti da pulire la giacchetta. Perché deve recitare, distratto. L'artista di strutto. Ma perché? Tu sei solo sta giacchetta, eh? Ma perché tu sai quanta roba c'hai? Fini queste decine, io me ne arrivo a casa del mio fratello. E tu vuoi sbattere la capoccia dalle parti. Ma via anche tu, va, che con un po' d'acqua e sapone se ne vanno. Ma io ci metto nel pesto dentro l'acqua e sapone. Fammi andare via. Arrivavo tu, fratello. Sì. Tanto lo so io, alla fine 3 ore fa. Vada tu, fratello. Ci vediamo dopo, Ciao, guardate, le camere degli attori che cercate stanno qua. No, io sono venuto a parlare con quello che ho obbligato a fare. Mi hanno mandato qua. Ah, allora volete parlare con il signor Alberto De Stefano? Eccolo, sta bene qua, così ci parlate, eh? Lui? Sì, signore. E dottor Alberto, il signore vuole parlare con voi, eh? Siete voi, signor Alberto e Stefano? Sì, signore. Salvatore e Mattia. Prego, accomodatevi. Dunque, voi mi chiederete... Signore del cuore. Ci chiudo di pazienza e vedo io. Io nella vita ho fatto un po' di tutto, eh. O quasi. E purtroppo mi trovo a sedà senza aver concluso niente. E non ve ne nascondo che certe volte sono pure costretto a saltare al passo. Ma a me sta bene. Contento voi? Sto contento. Anzi, vi giuro con piacere. Una sciocchezza poi, invece quando te la meriti. E insomma, l'ho girato il mondo, eh. E la vita sul binato mi ha fatto diventare, come si dice, squilibrato. Ma non so che... Sono malato. Ecco, sono malato. Pensate. Un dottore in Australia mi ha definito uomo virico. Come? Uomo virico, sì. Perché mi accendo come una porta di asparo. E niente, sarei capace.
capace di distruggere la vita mia. Ma adesso però non si tratta di niente, si tratta di mia sorella. Sul premio di viaggio ho trascurato un po', è vero, ma non basta, che se non ci penso io a mia sorella, chi ci pensa? So o non so qual è il tuo? E se sto qui a parlare con voi, vabbè, è proprio per questo. Voi dovete intervenire. La vita che fa non è per lei. E poi sapete in che stato si trova. E io come fratello... Capito. Avete saputo che vostra sorella... L'ho saputo. L'ho saputo e intendo... Benissimo, benissimo. Volevo venirvi a cercare io, ma visto che siete venuto qui da me, ve lo dico subito, chiaro e tondo. Amo vostra sorella e la voglio sposare. Voi? Certamente. Aspettate, no? Voi sapete che lei... So tutto. Mi sposate voi? Certamente. Allora, poi ci mettiamo subito d'acqua. Ma volete dire che ci mettete una pietra sul passato? Ah, ma io ce l'ho già messa! Ma ora ce la dovete mettere voi! Ma io ce la metto, figuriamoci! Anzi, voi ce la ho subito a fare. Ah, perché vostra sorella sta qui? Sta qui, là, subito, subito. Bene, mentre voi parlate, con comodo io vado a fare il bagno. E arrivederci e piacere di giuro. Viola! Violè! Chi è? Sono io! Ma questa è la voce del mio fratello! Aspetta di dire che vado da io! No, ce l'hai ancora! Ma dove? Come mai sei venuto? Sono venuto deciso per dirti che tu stavolta come fanno non ti lascia qui a te! Saltando a come fa dimmi sulle belle parole! Ma forse se non capisco che stavo per te rappresenta la fame, la miseria! Ma non basta, Ho parlato con Don Alberto De Stefano, un signore, un vero galantuomo. Sta a vedere che si sposa essa, che se legittima una creatura che non è sua. Io non lo posso vedere. Ma che c'è io? Disgraziato, barbuto. Quando mai ho dato qualche cosa? Don Alberto, se la vuole sposare. E subito. Viola, se sta fortuna tu. E tu non hai cercato una cosa. La faccia la non te lo sento mandato mai. Perché ho fatto venire a recitare qui, non Alberto. Ma perché? Per la bravura tua, no? Certo. Se lo puoi tenere sua sorella vicino. Perciò ringrazia essa di essere umano. Viola. Da mezz'oretta di tempo, che mettete d'accordo, poi rivengo, ma quando rivengo non lo voglio vedere più qui, che se no chiappo quel piede lo butto a mare. State che bene. Proviamo adesso, eccolo qua, buonanotte, libro un po'. Vedi la... che cosa è?
la parte della scena del fratello e la sorella lì. Ma io vado a fare già tutto, Andrea Rossetto, no? Flore! Florenze! Eccomi, c'ho il trucco sul fuoco! E lascia verde! Eh sì, ma mi si è bruciato tutto, no? Ah, mo vengo là io, va! Oh, e parte pure questa! Oh, e qui ogni volta se fanno le prove se la sbagliano tutti! Viola! È un minuto! Flore! Picciale! Dai, Gesù! Ma che ce devi fare questa canzone? Eh? Non fa sentire se ti zucca il fatto! Mi lascio fare, non mi entro. Proprio come? Che profumo! Che fate fatto, senti poco profumo. Ma senti pure a me? Ah, sì, quel profumino. Oggi sei consolato, guarda. La pasta l'hai messa tu? Sì, sì. Ma Vincenzo non c'è te? Lo so, è andato a fare un piacere a Don Alberto. Ma tanto lui non c'è problema, che la parte la sa. L'ha fatta pure l'altro giorno. Il problema è un altro, è pure serio, ci manca un personaggio, ci manca quello che fa il maresciallo pubblica sicurezza, così almeno mo come fanno, arriviamo alla fine del primo atto e a me, chi mi arresta, chi mi arresta? Certo è un problema, come famo? È un problema, famo... Stiamo arrivando alla lettera, la solita lettera che arriva, no? E beh, naturalmente io dico prima che Andrea, e il maresciallo della pubblica sicurezza erano amici d'infanzia, capito? Perché possono essere benissimo amici, perché Andrea sì è un delinquente, ma non è un delinquente comune. Ammazzato sì, però solo per onore, capito? Perciò dico che Andrea era amico del maresciallo, che il maresciallo gli scrive una lettera e gli dice: caro Andrea, ho qui sul tavolo il mandato di cattura per te, quando mi dispiace, ma non voglio farti affrontare la vergogna di passare la via ammanettato, perciò in nome della legge ti dichiaro in arresto. Io ti tengo la lettera, che me ne va. Vabbè? Vabbè, con la lettera chi la porta? Chi la deve portare? Nessuno, se c'è uno che portava la lettera, allora gli facevo fare marciare un mese. Chi la devo? La lettera la fa morire. La fa morire. Dal cielo? Dal cielo. E che ne so, tu guardavo per aria? Cielo, io ho guardato per aria per cercare ispirazione. Cielo. Quando uno pensa, no, che cerca l'ispirazione, di solito guarda per aria. Va bene? No, ma la lettera cielo, però. Vabbè, ora lo dico io. La famo arrivare da sotto la porta. Bene? A un certo punto, quando Rossella dice: Madonna mia santa! È la scena lì, no? Allora tu butti la lettera qui. Qui. Arrivi. Va bene? Anzi no. E qui. Va bene? Ecco. Proprio tu. Tanto tu canti, no? Canti, ma canti dopo aspettare. La vuoi fare? Allora, io mi accorgo della lettera, io sulla lettera, la lettera, e vado verso la porta, a vedere chi la porta. Allora a sto punto arrivi tu e ti dico: chi ha portato la lettera?
Dice, io, l'ho portata io. Io sono la moglie del maresciallo. E dici, magari fa finta che hai corso, ha fatto una gran corsa. E mi dici, oh scusate ma ho fatto una gran corsa, madonna sì che corsa. E allora io ti valetta, e tu te ne vai. Io la leggo e me ne vado con lei. Va bene? Rimaniamo d'accordo così? Sì. Lo fai tu allora, eh? Beh, andiamo avanti. Dopo mettiamo a posto il fatto della mamma, eh? Tanto lo so io, come alla fine. Lo so io come lo devo mettere tra te e esso, hai capito? Sì. Lo so io. Lo so io come lo devo mettere. Chiudi quella porta. Chiudi quella porta. Ma chiudi la una. Alza da su e chiudi la porta. Ma che c'hai, i camerieri c'hai? Mannaggia, ti arrivi male. Ma no, no, chiudi quella porta. Questo è il problema naturale. Alza su e chiudi la porta, ma che ti sei messo? Ma no, tu, cioè Andrea, dice chiudi quella porta. È una battuta, è una battuta del copione. E allora, lo sai che come devi dire? Prima devi battere le mani, poi dici, signori, comincia la prova. Perché un bravo suggeritore prima batte le mani per attirare l'attenzione dell'attore, va bene? Poi quando stanno tutti attenti, dice, signori, comincia la prova. N'impara, ignorante. Va bene. Deve essere così. No, deve essere così. Signori, comincia la prova. Allora, dunque, cominciamo adesso. Tu stai dentro a letto. Bene, stai dentro a letto malata da mesi e mesi, c'hai la febbre alta, non puoi respirare, c'hai la bronchite, la polmonite. E te non ci stanno più speranze, eh? Aiutala che te fa, capito? Tu stai preparando il cotto per tuo padre, lentamente, perché lo prepari tutti i giorni questo cotto, da mesi e mesi. Sai pure che per tua madre non ci stanno speranze, va bene? Però lo prepari lo stesso, sto decoro, con rassegnazione, tutti i giorni, capito? Ecco, deve essere un decoro rassegnato, capito? A sto punto, tu dai due colpettini di tosse, appena appena, capito? Bene? Tu senti la tosse di tua madre, eh? Anzi, l'occhio accetto, come per di porta della via. E quando smette le tosse, a questo punto tu aumenti con la tosse, capito? Aumenti con la tosse, quasi a strozzare. Tu smetti sempre la tosse domani e quando ho finito con la tosse, tiri un sospiro del sollievo. Ecco. A sto punto arrivo io, va bene? Allora, pronti? Signori, comincia la prova. Andiamo, ho detto due colpettini, e che? Così, andiamo. Il decotto. Accendi, aumenti con la tosse, sto quasi a stressare, riguarda, ti inizio a aspettare. Chiudi quella porta.
chiudi quella porta. Chiudi quella porta. Chiudi quella porta. E aspetta! Mister torturato! E chiudi la porta, chiudi la porta, chiudi la porta! Ma me la fa fatta, c'è una muova! Ma allora quando è che devi chiudi la porta? Dopo! Adesso vedi, vede la madre che sta per morire, la sorella disonorata, devi creare un po' l'atmosfera, no? Invece dopo, quando arriva qua, no? Che casca sulla sedia, affranto, allora dice, chiudi la porta. Tu, all'attore, quando entra, gli dirà solo rimbeccare, capito? Perché io la faccio, la so. Gli dirà solo rimbeccare. Poi, quando l'attore ha fatto tutta la scena qui, muta, che viene qui a mettersi a sé, affranto, allora tu ripeti, chiudi per la porta. Oh. La rifà. Niente, vero? Chiudi quella porta. E chiudi la porta!
stessa si inganna. E me le faccio inganna io, vedrai. Tanto lo so io a che pezzo. Ma dopo famo i conti, dopo famo i conti, sì. E mo rispondi a me. E mo rispondi a me. Ma senza nascondermi niente. Ma senza nascopare niente. Ma senza nascondermi niente. Senza nascondermi niente. Senza nascondermi. Oh, tu non sei sul genere. Tu non sei sul genere. No, non sei sul genere. Tu non devi stare. Va bene, se no io non capisco. Poi io le fatto delle sue memorie. No. Tu non devi stirare. Il suggeritore deve suggerire. Ripeto, capito? Deve essere un soffio, capito? Deve essere un soffio. Perciò, proprio piano piano il suggerimento. Deve essere piano piano. E vabbè, se deve essere così. Deve essere, deve essere così. E mo rispondi a me. Ma senza nascondermi niente. Ma senza nascondermi niente. Hai capito? Hai capito? Ma dove? Perché? Che dici? Hai capito? Oh! Adesso capisco, se tu non senti, io non capisco. Come è quello? Ho detto sì che è un soffio, però se tu vedi che l'attore non ha capito, alzi il volume. Poi, se vedi che ancora non ha capito, allora strilli. Oh. Andiamo avanti. E mo, rispondi a me. Ma senza nascondermi niente. Hai capito? Tu ci facevi l'amore col papere? Tu ci facevi l'amore col papere? Di chi è stata? Allora perché? Oh, se lavoriamo di tutti quanti insieme, no? Adesso ha fatto segno a te, ma anche se ha fatto segno a te, tu non devi, non la devi dire lo stesso, capito? No, non la devi. Oh. E tu non devi dire, va bene? Madonna mia, se quando sono sceso in basso. Ma come si. E poi, anche se. Anche se la battuta, tu devi capire che la battuta, anche se non è. Devi capire che non è tua, cioè devi riflettere sulla battuta, capito? Ma mo te pare a te che io andavo a fare l'amore con papele? Eh? Che ne so io, te no? Lo so io, tu sai altre cose, sai? Sai altre cose, ma te lo do io, Dopo vedremo, fammi un po'. Tu ci facevi l'amore con papele? Sì. Ci facevi l'amore, Ci facevi l'amore? E da quanto tempo? E quanto tempo? Da un anno. Da un anno? Uno schizzo da solo proprio sulla pupilla. Ma perché non la posi sta cazzo? No? Che ce la hai a fare? Ringrazio a Dio. Ringrazio a Dio per queste condizioni, sennò a quest'ora ti avevo preso a schiaffi. Sì, non mi piace a schiaffi, figlia. Andiamo avanti. Tu ci facevi l'amore, va bene? Tu ci facevi l'amore, va bene? Sì. Da quando devo? Da quando devo? Senza faccetta. Dopo la morte di papà. Oh, t'ho detto, tu devi suggerire. Sì, no, io non capisco. Capito? Tu, io la so a memoria. Tu mi devi dire solo imbeccato. Allora, dunque,
dopo la morte del dopo la morte del papà, no? Dopo, sì, dopo. Dopo, sì. Dopo. E fossi tu che? E fossi tu che? No. E fossi tu che? No. No. Come devo dire allora? Fossi tu che? Che niente. E fossi tu che niente. E sta più niente. E fossi tu che niente. E fossi tu che niente. Non c'è più. Non sei un bacino lavoro. E fossi tu che? Niente. Non c'è più. Guardaci. E fosti tu? Non c'è stato niente, vero? Tu sei analfabeta, capito? Tu non sai leggere. Questi che sono? Che sono? Che sono? I sospensivi. Questi sono i sospensivi. Secondo te i sospensivi non si leggono? E tu ti rompi subito, sì, no, e fosti tu che sì. E fosti tu che no. E fosti tu che... No. Tu lo devi precedere, attore, non lo devi seguire, sennò che sono genitore... Dai, l'ho preceduta. L'hai preceduta? L'ho preceduta. Allora, vai fa. E fosti tu che... No. No. No, no, no. È troppo deciso, no. Tu devi dire... Io devo dire... E fosti tu che... No! Si sente? E fosti tu che... No! 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 Come non l'ha detto? L'ha detto! Senti, L'ha detto! E fosti tu che... No! No! Perché non ripeti? Perché lo vedi in altra volta, c'è andato! Lo vedi in altra volta! Lo vedi in altra volta! Lo vedi in altra volta! Perché? No! C'è stato un... Ci stanno tu. Ci stanno tu. Ci stanno tu. Si vede? Allora, ditelo prima. Ci stanno. Ma se tu non me ne vuoi parlare. Va bene. Ci stanno tu. E fossi tu che... No! È giusto. Giustissimo. È giustissimo. Perché lei si sente in un certo. Capito? Perciò fa. E fossi tu che... No! No. Come per dire, credo, capito? Allora, arriviamo, E fosti tu che... No! 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 Allora, c'è scelta! E fosti tu che... No! 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 Ma perché? Perché lo ripeto, eh? Perché te lo dire? C'è stanno tre no! E si può fare no! Oh madonna mia, prendi. E fosti tu che no, no, no. Ma come è così? No, no, no. Sì. Tanto te le caccio via. Tanto te le caccio via. Tu te ne vai, mio padre ne vai. Ignorante. Perché tu leggi sempre a destra, eh? A sinistra dove ci stanno i personaggi, non ce l'hai, eh? Il secondo no, lo vedi, il secondo no, non è suo, è mio. Ah, è tu? È mio, se capisci? E fosti tu che... No! Dice lei. Io faccio no, dubbioso, capisci? E lei fa no. Capito? Ci sta, punto esclamativo, no! Punto interrogativo, no, no. Punto, non se va più avanti, quando fa punto non se va più avanti, capito? Allora, hai capito, È vero. Tanto ti caccio via, tu non vai avanti a punto, vai. Imbecille. Vabbè, tu fuori. Forza.
E fosti tu che... E fosti tu che... No! Ah, questo è il nuovo punto. Tu devi fare quello punto scamaglio. No! Ma io non andrò di... No! E fosti tu che... No! No! No, questo è quello mio, è quello... Mi capita pure a me sbagliare, mica... E fosti tu che... No! No, questo è quello mio, poi non confondo e andrò per io. Tu devi fare quello appunto... No! 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 Se tagliano tu no. Come se taglia? Se taglia, non volevo stare aspetta presso presso io no. Se tagliano questi tu. Se tagliano questi tu no, e ci rimane uno solo, quello suo. Va bene? Capito? Io dico, e fosti tu che. E tu? No, io ci credo subito, andiamo avanti, se fate. Allora. E fosti tu che... No. Più deciso deve essere. Più deciso. E fosti tu che... No. Ci credo. E dopo sto ci credo, viene il racconto tuo. Tragico, drammatico e mi raccomando, Mamma era andata dal medico. Mamma era andata dal medico, io stavo sola, tu lavoravi nella fonderia. Domenica fa la luna, Ma che stai di tu? Ma te pare possibile dire così? Cioè, te... Mamma era andata dal medico, io stavo sola. Insomma, è una confessione, forse. Mamma mia, io stavo sola! A questo punto interviene. Tu quando dici queste cose, tu ripeti quello che dice, piangendo, piano. E dice, mamma era andata dal medico. Io ero andata dal medico. Tu lavoravi nella fonderia. Tu lavoravi nella fonderia. E qui un'altra volta interveni tu che fai. Figlio mio, fatica dolore. Io stavo sola. Io stavo sola. Vedi come viene bene adesso così. La riproviamo un'altra volta così. Dopo andiamo a fare un salto giù al mare. Io ci vado prima adesso subito, No, tu ci vieni con me. Guarda un po', ci vieni con me giù al mare. Va bene? Forza. Mamma era andata dal medico. Mamma era andata dal medico. Io ero andata dal medico. Tu lavoravi nella fonderia. Tu lavoravi nella fonderia. Figlio mio, fatica d'ora. Io stavo sola. Io stavo sola. Esso con la scusa. Esso con la scusa. Mi è venuto dentro casa. Io non lo volevo entrare. No. No, no e no. È monotono, è monotono. Esso con una scusa mi è venuto dentro casa. Io non lo volevo far entrare. L'innocenza si deve sentire, l'innocenza, capito? Con una scusa mi è venuto dentro casa. Io canzone. La volevamo fare musica sta tragedia stasera? E mi fece mille promesse. Mille giuramenti. Su. E mi fece mille promesse. Mille a me. Ma creatura.
che se vede, ma se stasera tu fai così. Madonna!
sembra una bomba. Fammi il nome degli astronauti. Oh, tu ce l'hai stata la volta, mia guardia. È vero. Forza, guarda. Allora, dica la cosa. Se ne è stata uccisa? Sì, ma non ucciso. No, come? Avete corso? Ah, sì, sì, ho corso. Avete corso? Sì. E voi chi siete? Sì, in campo. Il maresciallo, l'amico mio, quello che ci sono andato a scuola insieme. E che dice lui? Caro Andrea, qui sul tavolo ci ho mandato le catture per te. Non voglio farti avere la vergogna di passare davanti a tutti in mezzo ai guardi, ammanettati. In nome della legge ti dichiaro un arresto. T'aspetto. Vado a galera. Lo vedi, sorella mia, la galera. Mamma mora. Tu rimani sopra. Che giustizia è fatta. Oh, disgrazio! E poi mi abbraccia e non chiede niente. E a me che mi importa? Poi ha detto che volevo sposare. Io? A quella là? Come a guardare che c'è stato un equivoco, Questa è mia sorella. Ah, ma io non intendevo questa ragazza, io intendevo un'altra persona. Ah, e mo' ho capito tutto, frate. Tu mi hai detto, no? E quello mo' ha cambiato, l'hai cambiato. E tu che fa così prima di una cosa, è un'altra? Ti ripeto che c'è un equivoco. Io parlavo di un'altra ragazza, non di vostra sorella. Grazie. E no, caro mio. Io non sono scemo. Sono sicuro che è stato il suo morto, ma lo so, la spacco la faccia.